ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. In casa Teramo è partito il conto alla rovescia verso il 22 giugno, termine ultimo per l'iscrizione al campionato di Serie C. Il tempo stringe sempre di più e nella giornata di ieri abbiamo provato a sentire telefonicamente il patron Davide Ciaccia, il quale ci ha rassicurati dicendo che possiamo assolutamente respirare un'aria di ottimismo e alla nostra domanda come procede la raccolta fondi e quando ci sarà qualcosa di definitivo, la risposta del patron: definitivo mercoledì prossimo. Allo stesso modo Massimo Chierchia, interpellato al telefono, ci ha riferito telegraficamente: stiamo lavorando, e ha aggiunto: dobbiamo essere ottimisti. Dunque, da queste dichiarazioni filtra nei diretti interessati la volontà e la fiducia nel riuscire a superare il primo step, che è quello dell'iscrizione. Di certo c'è anche un po' di preoccupazione però per il dopo: allestimento della squadra, programmazione economica per la prossima stagione, obiettivi, prossime scadenze e costi da affrontare per lo stadio Bonolis, il cui gestore Franco Iachini sta dimostrando con i fatti massima apertura verso il gruppo Ciaccia, avendo già dato la disponibilità a sottoscrivere la fideiussione di 350.000 euro e a posticipare Ciaccia il pagamento di circa 250.000 euro per le spese del Bonolis della passata stagione, al di là di tutte le chiacchiere che si dicono e si sentono sul suo conto nei confronti del Teramo Calcio. Oggi ci dovrebbe essere un quadro più chiaro e definitivo sulle risorse finanziarie messe a disposizione dagli imprenditori Salvatore Di Giovanni e il suo gruppo, Luciano Campitelli, Silvio Brocco e altri che hanno avuto contatti con l'amministratore unico Chierchia, Ciaccia e il sindaco Gianguido D'Alberto. L'aspetto però che desta maggiore preoccupazione è l'indice di liquidità dello 0,7 che le società debbono rispettare per l'iscrizione al campionato, che è il parametro che rappresenta il rapporto fra attività e passività correnti. In termini pratici, bisogna dimostrare di aver versato una somma di circa 300.000 euro prima dell'iscrizione a fondo perduto, sotto lo stretto controllo del Tribunale, altrimenti purtroppo diventerebbe problematica davvero l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, sempre che tale criterio non sia più da rispettare a seguito di una recente sentenza del Collegio di Garanzia.